Telescanto, Castelvecchio, con l'immagine di Petrignano in provincia di Perugia. Siamo dentro quello che doveva essere il castello di Petrignano nei vicoli. Questo castello molto suggestivo. Siamo qua in attesa delle gare degli esordienti primo e secondo anno organizzate dall'UCI Petrignano. Siamo ancora all'interno dei vicoli del castello. Ed ecco una panoramica. E qua siamo sul ponte, sul fiume Chiascio, che sfocia sul Tevere con l'edicola, di cui si ha notizia già dal 1516, ma più volte distrutta dalle piene e ultimamente dai bombardamenti tedeschi durante l'avanzata del fronte. È stata ricostruita nel 1946. Vediamo all'interno le figure rappresentanti San Francesco, San Pietro e la Vergine. Ed ora una panoramica sul fiume Chiascio, pieno di pescatori. E siamo alla partenza, esordienti, primo anno, vediamo un po' di confusione alla partenza. Circuito da ripetersi 4 volte per un totale di 39 km. Siamo al primo giro, gruppo compatto, subito dopo l'arrivo, vediamo ragazzi, e vediamo Simone che si tocca con un altro concorrente, ma non succede nulla fortunatamente. Siamo al secondo giro, il gruppo viene preannunciato compatto, c'è stato un tentativo di fuga, subito ripreso. Stiamo attendendo i ragazzi, questa è la curva in pavé subito dopo lo striscione d'arrivo che porta al ponte. Ed ecco i ragazzi che arrivano, vediamo l'Agnese, Francesco, Andrea, Simone. Terzo giro, durante il secondo c'è stato un attacco di Tiziano Lanzano, del Foligno, Michele Luppini, della Moccaiana, Federico Lumia del Team GF, che ha sgretolato un po' il gruppo, a cui si sono aggiunti Luigi Matrone del Team Balsano e Alessio Ferretti del Potenza, subito ripresi dopo 2 km. Questa azione ha scremato il gruppo, infatti stiamo aspettando i ragazzi che sono rimasti indietro.
siamo nel corso del terzo giro, terzo dei quattro giri da percorrere. Stiamo aspettando se ci sono ragazzi che debbono arrivare. Un ciclista per caso. Com'è? Che cosa? Chi si è staccato? Younes e Andrea? No, Younes è lì. E lui Younes c'era? Dove si è staccato solo? Come? Ci devi passare? Ancora non passa. No, ma perché stai filmando? Ed ecco. Altri ragazzi, dei ragazzi in ritardo. Dai, ce l'hai tutti per la scena, ti diamo. Occhio. Questo è un ragazzo del secondo anno. E vediamo l'arrivo di Andrea. Eccoli. E siamo allo sprint finale. Sprint finale del gruppo in cui vediamo Luppini che va via su Matrone della Bassa. Terzo Francesco Ressico del Pedale Biellese, quarto Federico Casoni del Foligno, quinto Davide Pecorari, Nestor Marciano, sesto Diego Lombrichi del Pedale Mancianese, settimo Roberto Fontana del Recanati, ottavo Tiziano Lanciano del Foligno, nono Alessio Ferretti del Potenza e decimo Simone Paradisi dell'Alma Juventus Fano. Mentre in questo momento stiamo vedendo l'arrivo di Andrea che si ferma. Ed ora vediamo il rallenti della volata, mentre tra le donne prima Federica Capponi del Potenza, seconda Agnese Guiducci dell'Alma Juventus Fano, terza Giulia Capoccia della Nestor C. Marciano.